vediamo. Così ti sento bene. Allora, parliamo un po' del tuo nuovo lavoro che hai realizzato insieme a Ciappi DJ, una sorta di denuncia, è vero, Veronica? Ma sì, in chiave comunque ironica, sicuramente. Ci siamo divertiti nello scrivere questo testo che parla un po' di tutto quello che è il sistema musicale attuale, quindi il dover investire del denaro per pubblicizzare poi i propri brani, ma soprattutto nei canali social, sulle piattaforme, cosa che diventa semplice per le major, un po' meno semplice per gli artisti indipendenti. E chiaramente poi questi investimenti, appunto, che vengono fatti sui social e sulle varie piattaforme, non consentono poi degli investimenti sulla musica, È un po' una effettivamente, sulla giungla politica. sostanzialmente. Cosa, scusami? È un po' una giungla. È una giungla, una grande giungla. Vogliamo sentire il tuo brano? Possiamo mandarlo in onda, visto che, insomma, siamo stati i primi ad avere questa possibilità. Chiedo alla regia di ascoltare qualche nota, insomma, una parte, di questo brano lanciato proprio oggi. Insomma, di cosa stiamo parlando? Qual è lo stile così molto coinvolgente? Veronica, raccontaci un po' anche della tua immagine, l'immagine che hai scelto, no? Per promuovere questo disco. Sì, in realtà io, ecco, devo dire la verità, sono poco al passo con i tempi, nel senso che mi dedico poco all'immagine, soprattutto appunto nei social, quindi discorso all'interno del brano, un po' un discorso che abbiamo fatto prima. Sicuramente non mi è stato difficile interpretare un po' questo ruolo, considerando che Ciappi proprio mi ha cucito addosso questo brano, questo poi basso grugoso di Piero Diatriba, mi hanno permesso di riportarmi proprio negli anni d'oro della musica, secondo me, quindi quelli della disco e del funk. E Esatto. poi sono abbastanza, insomma, sono avvantaggiata da questo punto di vista, io sono proprio funkettona dentro e fuori, probabilmente. Allora, intanto ovviamente ti auguriamo buon lavoro. Se vuoi lanciare un altro messaggio, ecco, magari anche a chi ci sta ascoltando, ci saranno anche dei tuoi colleghi che condividono con te fondamentalmente anche una difficoltà, no? Quella della quale parlavi prima. Voi artisti siete sempre così sorridenti, sempre così propositivi, fate la denuncia, ma lo sapete fare a suon di musica. Poi però è una giungla, così come dicevamo. Di cosa, per esempio, avreste bisogno? Ecco, se poteste fare un appello a qualcuno per cercare di ritrovare una sorta di via maestra. Ecco, che in qualche maniera negli anni 70, quelli che insomma tu in qualche maniera racconti con le tue note, c'era, esisteva. Ma sicuramente l'annuncio che vorrei fare è ai locali, comunque ai festival, a tutti coloro che organizzano poi degli spettacoli musicali. È quello sempre di investire di più nella musica inedita, cosa che non è proprio così scontata oggigiorno, e agli artisti di continuare a divertirsi così come lo facciamo noi, di continuare a rischiare, no? Per la propria musica, per le proprie idee, quindi buona rischio music a tutti. Grazie Veronica, Nicaleo e grazie anche a Ciappi DJ, insomma, che è il tuo compagno di viaggio. Abbiamo ascoltato questo brano insieme, insomma, un brano molto orecchiabile. Ci aspettiamo di ascoltarlo anche nelle nostre piazze, ad esempio, o sulle nostre spiagge nell'estate che sta per arrivare. Adesso invece ci spostiamo a Brindisi perché vedo pronto.